l'ultima slide, quella sul grafico cartesiano del cerchio, sì, con le miniscale, eccetera. Sì. Se ho capito bene, hai detto che la velocità della luce rimane sempre quella. Sì, il fotone blu va alla velocità della luce, il fotone rosso va alla velocità della luce. Non dovrebbe essere così, perché se hanno energie diverse dovrebbero avere velocità diverse. Invece da lì si vede che hanno la stessa comportamento. In passato, forse ricordo male, era stato detto che il fotone non andava sempre alla velocità massima della luce, ma variava, non mi ricordo se per questo o per... Dunque, ci sono due aspetti fondamentali. Uno è la velocità della luce sul piano spazio-temporale. Un altro è la velocità di interconversione, che noi la vediamo dall'esterno, ma non possiamo considerare questo movimento una velocità, perché non è sul piano dello spazio, è sul piano del tempo. Prof, invece per quale motivo di libri di fisica la costante G gravitazionale è segnata con 9,81 all'incirca? Sì. Lei ha detto che 6,8. Perché ci sono due costanti di gravitazione. Cioè la costante di gravitazione universale, e c'è quella che cambia, perché la forza è uguale a la massa della Terra per la massa della mela diviso il distanza al quadrato tra Terra e mela. Ora, in realtà, per G piccolo, no, G grande, G piccolo, allora siccome la massa, o meglio, per G grande, la massa della Terra è una costante, moltiplicato per G, che è un'altra costante, quello che viene fuori, diviso la distanza, che è una costante, tutto questo diventa un'altra costante, per cui G piccolo e G grande contengono in realtà differenze, ma una è un numero che è valido in tutte le parti dell'universo, l'altro dipende dal pianeta che stai prendendo in considerazione, perché c'è lì dentro la sua, il suo valore di massa. Certo, ci sono dei dati pubblicati in letteratura. Ci sono dei dati pubblicati in letteratura nel 2020, nel 2021 vennero fuori questi dati, per cui quello che sembrava essere ipotizzabile è che ammalavano di meno delle problematiche farmacologiche del finto vaccino quelli che avevano l'RH negativo. E sono dati sperimentali che sono stati poi tacitati, perché non conviene far credere, perché sono lavori di natura razzista. Come? Allora c'è un sangue migliore dell'altro che non si ammala mai, come dicevano gli antichi esoteristi, come dicevano gli antichi tedeschi durante l'ultima guerra, la Vril Gesellschaft, che diceva che il sangue degli dèi era l'RH negativo. Come si scopre che i dolicocefali hanno l'RH negativo, come si vede che nel DNA delle persone che hanno RH negativo c'è una cosa che si chiama prione, di cui io conosco ben poco, che ha le caratteristiche di un farmaco anti-AIDS, cioè anche gli RH negativi prendono l'AIDS? Risposta: no. Come mai non c'è scritto sui lavori scientifici? Certo, quando io l'ho detta questa cosa, mi sono informato, sono andato in ospedale, ho chiesto al primario che si interessa di queste cose, dico: ma è possibile questo? Ah no, assolutamente no. Come no? Guarda questi lavori qua. Gli faccio vedere i lavori, dalle tabelle, dice: porca puttana, sembra proprio questo. Che cosa vuol dire? Allora, esiste un tipo di sangue che è collegato in qualche modo, biologicamente, non lo so neanche come perché non sono un biologo, al tipo di DNA che non ha certi tipi di malattie che noi abbiamo. L'RH negativo è quel sangue che prende il sangue solo da se stesso, non si sporca con gli altri. Che strano.
Quindi ci sono delle basi genetiche da cui bisogna tenere conto, da cui partire per capire determinate cose. Non ne vuole parlare nessuno, ma quante persone poi mi scrivono dalle ASL, che sono infermieri che lavorano lì dentro, e a quei tempi mi dicono, ma lo sa che lei c'ha ragione, non mi è mai capitato uno che avesse l'AIDS con l'RH negativo. Sarà un caso. Ma il caso non esiste. Ma il caso non esiste. Quindi, con la teoria, malati. Io come sono vivo, sì, il Covid l'ho preso in 3 secondi. Sono geneticamente, sembrano, cioè, non diciamo più forti, diciamo più resistenti. Adesso è tutto a dire prova, però se la malattia è un'occasione di crescita, una razza di crescita sarebbe una razza di cretini. Se non sta male. Gli alieni si ammalano probabilmente molto meno di noi e infatti sono cretini.